vediamo di essere soddisfatti con il livello multiplayer Color Dodge, quando pensiamo di aver fatto abbastanza, arriva il momento di fare la fase di rendering. Cioè, ne ho già parlato un po' di volte, ma forse devo specificare meglio. Il rendering è in pratica quando applichi dettaglio a un disegno o a una parte di disegno. È proprio applicare le texture dei materiali, applicare dettagli più piccoli. E questo si fa nascondendo la line art che abbiamo già creato. Ad esempio, possiamo cominciare dall'erba. Qui abbiamo già il nostro livello rinominato. Per nascondere completamente la line art, dobbiamo semplicemente colorarla. Poi, ovviamente, facendo lo zoom e diminuendo la dimensione del pennello, andiamo a colorare la line art con il colore più vicino. In questo caso sarà un verde un po' più scuro. Qui sarà un verde ancora più scuro. E quindi, prima, di passare al rendering, dobbiamo fare questo lavoro di nascondere completamente la line art, in modo che sembri un tutt'uno con l'oggetto stesso, e quindi poi può essere migliorato con dei dettagli e con degli abbellimenti, che sembri proprio che è fatto tipo modello 3D, quindi senza inchiostrazione, ecco. Quindi adesso stiamo colorando la line art dei ciuffi d'erba e dei fiori. Prendiamo sempre il colore più vicino. Questa cosa qui per le nuvole non la farò perché le nuvole sono un oggetto troppo morbido e la line art crea durezza. Quindi è sempre meglio farlo per gli elementi dello sfondo o di qualsiasi illustrazione che sono più solidi. Ovviamente facciamo sempre in tempo a tornare nel livello del colore di base, prendendo ovviamente lo stesso colore e prendendo Basic One, ci dipingiamo sopra per coprire questi buchi che si sono creati fra la line art e il colore. Questi non ci devono essere. È sempre bene selezionare il colore di base nascondendo il multiply, perché se selezionate il colore di base con il multiply, andrete a selezionare in pratica il colore di base più il multiply, e quindi quando lo andrete a spalmare, anche se il metodo di fusione del pennello è normal e il metodo di fusione del livello è normal, sembrerà comunque più scuro. Quindi nascondiamo con l'occhio qui il livello multiply, prendiamo il colore di base e riempiamo questi spazi vuoti che si sono creati tra il colore e la line art.
e notiamo chiaramente che applicando il colore di base si vede un po' anche la sfumatura dell'ombra del multiply. Questo perché abbiamo utilizzato una clipping mask per il multiply e quindi ogni volta che andremo ad aggiungere il colore nei livelli sottostanti traspare anche la clipping mask. E se non ci fosse il blocco a canale alfa sarebbe così.
Se vogliamo lavorare su un'area senza intaccare un'altra, possiamo selezionare con la curva di Bézier quell'area. Sempre con blocca pixel trasparenti, proviamo a colorare con un pennello più grande e vediamo che stiamo colorando sul fiore ma non sul ciuffo d'erba accanto. Se invece vogliamo modificare delle tonalità di colore, possiamo selezionare con curva di Bézier, magari nei punti dove vogliamo modificare. Ah, e già che ci sono, vi dico anche che nelle tool options della curva di Bézier e di tutti gli altri strumenti selezione esistono queste operazioni dette booleane. Sono operazioni booleane perché si basano praticamente su delle operazioni di intersezione, scusate, di sottrazione, di addizione. Se andiamo su sottrazione, quindi questo simbolo, vediamo se lasciamo la penna che c'è la scritta subtract. Possiamo selezionare un'area e eliminare quel pezzo di selezione che avevamo già fatto prima con la curva di Bézier. Se invece torniamo su questo che è Replace, quindi quello per creare una vera e propria selezione senza andare a sottrarre nulla, vediamo che ne abbiamo creata una nuova. Per aggiungere invece la selezione nuova a quella precedente si preme con Shift e vediamo che premendo Shift abbiamo aggiunto una selezione a quella precedente. Quindi col tasto Shift si fa l'opposto che si fa con Subtract. Diciamo, le due operazioni booleane più utilizzate sono Subtract e Add, quindi Shift. Le altre non si usano molto frequentemente. Quindi andiamo sui filtri, sempre Color Adjustment Curves, e con il cursore centrale lo spostiamo in alto o in basso. In questo caso voglio spostarlo in basso perché ho bisogno che questo colore sia più scuro rispetto ai petali più vicini a noi. Premiamo OK e vediamo che il colore è già cambiato. Per sicurezza selezioniamo con curva di Bézier soltanto il fiore. Magari possiamo modificare un po' i colori con Color Balance, perché vedo che sono un po' spenti. Sì, è vero che lo sfondo è già spento di per sé perché siamo in mezzo a un cielo piovoso, ma i colori devono essere comunque un po' accesi. Quindi andiamo su Shadows. Quindi modifichiamo le ombre. Portiamo le ombre un po' sul magenta e vediamo che qualcosa è già cambiato. Applichiamo il filtro e adesso possiamo lavorare con i nuovi colori. Perché adesso i colori sono cambiati, quindi non sono più gli stessi di prima.
Se invece vogliamo modificare le forme di un oggetto, questo veramente vi salva la vita, andiamo su Trasforma, questo qui è il tool Trasforma, e andiamo su Tool Options, che come avevo detto all'inizio, Tool Options cambia a seconda dello strumento, quindi mentre nel caso della selezione per curva di Bézier c'erano le operazioni booleane per sottrarre o aggiungere o intersecare due selezioni differenti, qui abbiamo altri strumenti trasforma, cioè come se fossero degli strumenti all'interno dello strumento. E questo è lo strumento fluidifica. Funziona esattamente come un pennello, ha le dimensioni, ha delle modalità. E per quanto riguarda mode, mantengo sempre build up. Quindi potrei lasciare benissimo quella di default che è build up. E size invece possiamo modificarlo o con il cursore o scrivendo un numero con il tastierino numerico, così che possiamo modificare delle aree del disegno. E vediamo che se spostiamo un po' il pennello, il disegno si sta distorcendo. E questo serve per modificare praticamente le forme di un oggetto senza dover rifare tutto dall'inizio ed è molto utile. Ad esempio, vogliamo rendere questi due petali davanti un po' più grandi e un po' più gonfi. Facciamo la stessa cosa anche per quello centrale adesso, spostando la punta un pochino più in basso. Sì, fluidifica serve proprio per modificare le forme e per aggiustarle. Però per modificare le forme dovete accertarvi di avere attivato questo pulsante, che è il pulsante sposta. Se invece premiamo su Size, vediamo che l'effetto che farà è diverso rispetto a prima perché non sposta più gli oggetti, ma li ingrandisce secondo la dimensione del pennello. Ctrl Z per tornare indietro. E vediamo anche tutte queste altre opzioni, però noi per il fluidifica manterremo sempre quella di default che è sposta, queste frecce qui. Quindi se clicchiamo su qualsiasi altro strumento, possiamo uscire dallo strumento fluidifica e vedere l'oggetto deformato. Con Ctrl Z vi mostro quello di prima. Vediamo che è cambiato molto. Ora i petali di mezzo sono più grossi e il fiore ha cominciato ad acquisire una forma. Questo lo useremo tantissimo in fase di rendering perché aiuta proprio l'artista a non rifare tutto quanto era all'inizio se non gli piace una forma.
Vediamo che in fase di rendering lo strumento contagocce è utilissimo. Sia per prendere i colori già utilizzati e spalmarli, sia per modificare la tonalità in base a quelli che abbiamo già utilizzato. Quindi ora rendiamo più dettagliato questo ciuffo d'erba. Ovviamente con lo strumento sfumino interverremo per sfumare un po' queste ombre. Come prima, per modificare un'area senza modificarne un'altra, selezioniamo con curva di Bézier e modifichiamo soltanto il ciuffo d'erba. Ora ho notato questo difetto qui con il colore del fiore. Posso aggiustarlo anche subito. Ok, torniamo al ciuffo d'erba. Magari prendendo il colore più chiaro possiamo dargli un bordo qui nel punto dove si piega. E di conseguenza possiamo anche aggiungere un'ombra in corrispondenza della piega. Insomma, possiamo modificare il colore quanto vogliamo. È ovvio che utilizzando certe sfumature di colore, pensando alla tridimensionalità dell'oggetto, possiamo renderlo più realistico, come in questo caso. Ovviamente anche qui possiamo sempre modificare in qualsiasi momento le forme che abbiamo già applicato. Qui per esempio potremmo rendere questa piega un po' più curva e farla finire in corrispondenza di quest'altra linea, così che si congiungano. Che formino, come vedete, questa curva qui. Più o meno una cosa del genere. Senza andare a creare quello spigolo brutto. E così da qui possiamo proseguire. Potremo anche in qualsiasi momento del rendering modificare i colori con Color Adjustment Curves, magari renderli più scuri. Soprattutto gli oggetti in primo piano devono essere abbastanza scuri, perché la luce non arriva a colpirli. E le ombre, questo è un consiglio che vi do perché spesso le ombre troppo tendenti al nero possono sembrare troppo desaturate e quindi non creano realisticità negli oggetti. Quindi è sempre bene modificarle con color balance oppure farle fin da subito più accese, però in genere color balance è ottimo per aggiungere delle tonalità di colore più forti. Quindi spostandole sul verde, vediamo che i ciuffi d'erba sono già un po' cambiati. Ora però dobbiamo essere sicuri di applicare il color balance sulle ciuffi d'erba, quindi li selezioniamo con curva di Bézier. Premendo sempre Shift,
mettiamo su filtri color balance, aumentiamo il verde e vediamo che le ombre sono già diverse, sono più accese. Prima erano troppo nere, troppo tendenti al nero. Le ombre devono essere sempre abbastanza sature, perché anche nella realtà, quando vediamo le ombre in qualsiasi ambiente, in qualsiasi sfondo, anche nelle nostre case, vediamo chiaramente che le ombre sono accese, non sono desaturate, sono piuttosto sature. Ovviamente dipende anche da quale ambiente ci si trova, però spesso e volentieri nella realtà le ombre sono molto sature. Non sono tendenti al grigio nero.
Ovviamente qui per fare il centro del fiore potete anche prendere un colore dal selettore di colori avanzato e spalmarcelo sopra. Però ho voluto utilizzare Color Balance perché così ho potuto creare una selezione curva di Bézier che magari è più precisa, mentre l'aerografo è morbido, quindi probabilmente non sarebbe venuto così netto. Comunque, potete scegliere qualsiasi delle due strade, cioè o color balance o prendere il colore dal selettore dei colori avanzato. Perché anche se prendete Basic Tool Opacity, per esempio, che ha la punta piuttosto dura, vedete che non fa molta differenza, quindi scegliete voi. Anche qui vediamo che le ombre sono troppo sul grigio, troppo sul nero, mentre come abbiamo detto prima le ombre devono essere piuttosto sature. Quindi andiamo sempre sul Color Balance e spostiamo Shadows verso il magenta. I ciuffi d'erba mi sono spostata verso Green, quindi verso il verde. Per i fiori invece mi sono spostata verso il magenta, sempre in shadows, perché io, diciamo, faccio così, per rendere le ombre più sature, tendo sempre a portare su shadows il colore che è simile, se non uguale, a quello del colore di base dell'oggetto che sto modificando. Quindi se i fiori sono inizialmente viola e magenta, come in questo caso, le ombre per essere più sature devono essere portate verso il viola e il magenta. Mentre se fossero stati blu, avrei portato il valore shadows più sul blu o sul cyan.
ancora modifichiamo un po' i colori del centro di questo fiore perché vedo che sono troppo luminosi rispetto a quelli dei ciuffi d'erba e dei petali. Quindi andiamo sempre su Color Adjustment Curves. Stavolta modifichiamo a partire dal cursore in alto. Vediamo che il valore, il colore sta scendendo. Ora già comincia ad essere più simile al resto del disegno. Per essere certi che i valori sono corretti rispetto agli altri elementi dello stesso livello, possiamo sempre portare praticamente la visualizzazione del disegno da a colori in bianco e nero. E c'è un modo per farlo, c'è una shortcut che è Ctrl Y. La shortcut Ctrl Y però ha una particolarità che funziona soltanto se noi modifichiamo un parametro e ve lo dimostro. Andiamo su Image, modifichiamo le proprietà con Properties e vediamo questi quattro pannelli. Quindi andiamo su Soft Proofing e vediamo che ci sono alcuni parametri. Quello che ci serve per modificare la visualizzazione da color bianco e nero è Model. Quindi a partire da CMYK ad alfa modifichiamo in questo menu che ci appare quando clicchiamo. Quello che dobbiamo selezionare da questo menu è Grayscale Alpha. Quindi abbiamo configurato in Image Properties nel pannello Soft Proofing il modello da grayscale a alfa, quindi da bianco e nero a colore e viceversa. Premiamo OK e adesso possiamo premere Ctrl Y. E ora possiamo vedere i valori di tutto il disegno senza distrarci tra un colore e l'altro. Vediamo chiaramente qui il centro del fiore. E vediamo che forse potrebbe essere ancora più scuro. Quindi lo selezioniamo, andiamo su Color Adjustment e lo scuriamo ancora di più. Finché non diventa simile ai petali del fiore. Vediamo che in questa selezione praticamente abbiamo sconvolto anche i valori dei petali perché vediamo questo bordo scuro. Premiamo contagocce qui in questo pezzo qui di petalo e vediamo su selettore dei colori avanzato che non abbiamo selezionato il grigio che vediamo adesso perché siamo in modalità grayscale. Abbiamo selezionato quel colore viola dei petali. È una buona cosa perché se torniamo a Ctrl Y chiaramente vediamo questi colori. Se torniamo a Ctrl Y di nuovo, ritroviamo invece il bianco e il nero. E ora selezioniamo con contagocce qui i punti che vogliamo che siano più precisi e quindi nascondere questo contorno. Stiamo selezionando i colori, ricordiamo, non il bianco e nero, ma stiamo selezionando i veri colori, anche se non lo vediamo dalla schermata, lo vediamo dal selettore. Torniamo su Ctrl Y e vediamo che qualcosa è già cambiato. Però, c'è un però. Aggiungiamo un bordo tra il centro e i petali, un bordo più scuro. Perché così non sarebbe realistico, sembra soltanto una cosa appiccicata ai petali. Quindi
Quindi selezioniamo con contagocce questo viola scuro, lo rendiamo ancora più scuro e andiamo ad aggiungere un bordo di separazione tra il centro e i petali. E ora potrebbe andare meglio, CTRL Y di nuovo per analizzare i valori e adesso è decisamente meglio. CTRL Y di nuovo. Quel parametro softproofing va modificato ogni volta che si va a creare una nuova illustrazione. Quindi adesso noi l'abbiamo modificato in questa illustrazione. E quindi rimarrà per tutto il tempo che proseguiamo con l'illustrazione. Ma se dovessimo finire questa e poi cominciarne un'altra, nel momento in cui abbiamo cominciato la seconda illustrazione e premiamo CTRL Y, ritorna al parametro di default. Quindi bisogna configurarlo ogni volta che si va a creare una nuova illustrazione. Non è bellissima come cosa, ma purtroppo funziona così.
Quando vediamo che siamo soddisfatti, possiamo applicare il filtro Gaussian Blur. Si applica sempre in Filter e fra questi tipi di filtro, noi finora abbiamo visto solo Adjust, perché qui sono presenti Color Balance e Color Adjustment. Ma su Blur troviamo quattro tipi di filtro. Quello che andremo ad applicare è Gaussian Blur, che in pratica crea una sfocatura di forma circolare che si può aumentare o diminuire con questo cursore. E vediamo che modificando il cursore orizzontale si modifica allo stesso modo anche quello verticale e viceversa. Questo è ovvio perché se la sfocatura è circolare, è così. E poi questo è anche un po' dovuto a questa catena che possiamo premere per attivare o disattivare questa modalità. Quindi quando è attiva le dimensioni sono le stesse sia orizzontalmente che verticalmente. Se invece le separiamo, vediamo che qualcosa cambia. Quindi stiamo modificando al momento soltanto quella orizzontale. In ogni caso, torniamo a quella precedente. Poi si vede che premendo di nuovo la catena ritornano identiche. In ogni caso ci serve una sfocatura più o meno così. Quindi riusciamo a vedere qualcosa, riusciamo a vedere le sfumature sui petali, riusciamo a vedere le sfumature sui ciuffi d'erba, però l'immagine è pur sempre sfocata. Ovviamente si vede qual è il numero giusto guardando ovviamente quello che sta succedendo all'illustrazione. E se vediamo un livello dove vediamo ancora le sfumature, ma è tutto sfocato, va benissimo. Quindi lo porteremo a 11 o 10. Così. Oppure si può anche modificare ancora di più, tipo portandolo a questo livello.